reparto di riabilitazione intensiva neurologica che si inaugura oggi sicuramente rappresenta un punto di partenza, non certo un punto di arrivo, e comunque sicuramente un momento di grande implementazione per la riabilitazione dell'azienda ospedaliera. E noi avremo ovviamente un stretto rapporto funzionale con tutti i reparti in cui i pazienti vengono ricoverati per gravi cerebrolesioni acquisite, e quindi ovviamente il reparto di neurochirurgia, di rianimazione e la stroke unit. Ovviamente noi seguiremo questi pazienti fin dal momento della fase acuta in cui insorge la lesione, e proseguiremo poi per il percorso riabilitativo mentre stanno ricoverati in questi reparti di intensiva, ma poi li accoglieremo nel nostro reparto di riabilitazione, quindi un percorso terapeutico assistenziale che viene effettuato tutto all'interno dell'azienda ospedaliera, e questo secondo me è una conquista non solo per l'azienda ma per i pazienti e anche per la città di Terni. Possiamo quantificare quanti sono mediamente i pazienti che nel corso dell'anno seguono questo percorso? I pazienti che hanno episodi di ictus in genere ogni anno sono circa dai 200 ai 300 pazienti, nuovi pazienti che presentano questi eventi di neurolesione. Ovviamente fino adesso all'interno dell'azienda ospedaliera noi li seguivamo soltanto in una prima fase della riabilitazione precoce mentre erano ricoverati nei reparti per acuti. Poi ovviamente, non disponendo di una struttura di riabilitazione intensiva, questi pazienti dovevano proseguire il loro setting terapeutico in strutture al di fuori della città di Terni, Foligno, Trevi, e in parte comunque anche alla Domus Graz, ovviamente in base alla gravità delle menomazioni residue.